Una favola meravigliosa, una favola per tutti, famosa perché viene appunto da una favola di Andersen, quindi immaginiamoci, no? Tutti noi abbiamo aperto questo grande librone, magari la mamma ogni tanto ce l'ha letta questa favola e noi a nostra volta l'abbiamo letta, no? Ai nostri fratellini, quindi è veramente una favola godibile, ricca di grandi valori e sicuramente educativa. Quindi siccome il teatro educa e il teatro ci cambia dentro, questa è sicuramente una favola e un'opera che ci cambia tutti in positivo. I valori sono tanti, sono allora, quelli che si vedono di più sono l'amore, l'amicizia, la cooperazione, cioè si possono raggiungere delle mete in compagnia in modo anche molto più facile. Ma una cosa mi piace di questa favola e sono i talenti nascosti, cioè quello che sembra un limite poi diventa una risorsa, cioè abbiamo un soldatino senza una gamba ma che può camminare, può fare tutto quello che fanno gli altri e abbiamo una ballerina che non può parlare ma allo stesso tempo può parlare con altri linguaggi, con altri doni. Quindi è una favola che anche ci educa e ci suggerisce di scoprire i doni che sono nascosti dentro di noi, al di là delle comodità di tutti i giorni. Quindi non è detto che chi non parla non può parlare. I rapporti umani hanno talmente tanti veicoli di comunicazione che è la magia della natura umana. Questo è il grande insegnamento che ci dà questa favola.